Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Oggi proseguiamo la serie dei video Lego Vintage o Lego anni 80, come preferite, anche se in realtà poi andremo a prendere un range che va dagli anni 80 agli anni 90. Nello specifico oggi tratteremo l'8859, che è un trattore con tanto di attrezzo per arare i campi, ma come vedremo in seguito sarà possibile in realtà equipaggiarlo con molti più attrezzi che non il semplice aratro, che è quello di base del set. Quindi direi, senza perdere troppo tempo, guardiamoci il timelapse, vediamo le fasi di costruzione di questo modello e poi guardiamo insieme i pregi, i difetti, pro, contro, chi più ne ha più ne metta. Vai col timelapse. Eccolo qua in tutto il suo splendore dopo il montaggio. Come potete vedere, il modello è abbastanza grossolano da un punto di vista estetico, ma con i pezzi di allora i risultati che si potevano ottenere erano questi. È comunque un modello di dimensioni già superiori rispetto all'Unimog, e lo potete vedere qua nelle proporzioni. L'ho montato con questo accessorio, che è uno di quelli suggeriti, non è il principale perché il principale è l'aratro. C'è poi questo accessorio, ce n'è un terzo che vi consigliano, o perlomeno che avete la possibilità di montare con i pezzi contenuti nella scatola. Il modello è abbastanza semplice nelle funzioni, non ha grandi particolarità. Nello specifico abbiamo quindi lo sterzo col volante, un classico sterzo a cremagliera. L'altra funzione disponibile in questo modello è il sistema che permette di abbassare o alzare l'attrezzo montato nella parte posteriore. È un meccanismo molto semplice. Con questo meccanismo piuttosto rudimentale si sblocca il meccanismo e con una leva posta dall'altra parte si alza e si abbassa il tutto. Questo ingranaggio ci consente di bloccare il meccanismo semplicemente per interferenza. Non è sofisticatissimo, ma devo dire che funziona molto bene. L'ultima funzione di questo modello era uno dei pochi ad allora ad avere i famosi pistoni quadrati, quindi voi facendo muovere avanti e indietro il vostro trattore, i pistoni all'interno del cofano motore si muovevano. Erano solo due pistoni, un trattore bicilindrico è abbastanza improbabile, ma per i tempi vi devo dire che era veramente affascinante vedere questi pistoni muoversi su e giù dentro questo cofano motore. Quindi le funzioni sono tutte qui, niente di particolare. C'era ovviamente la possibilità di costruire, come vi ho detto prima, il Model B, che era una sorta di camion un po' futuristico in realtà. Anche questo qua magari ve lo metto in grafica così lo potete vedere. Tra l'altro sul canale un tempo fa avevo fatto anche il timelapse di montaggio di quel Model B, quindi se vi interessa magari vi metto qui da qualche parte il collegamento così ve lo andate a vedere. Devo dire che non era male come Model B, non complessissimo ma comunque un bel modello. Questo L8859 montava queste ruote che ai tempi erano le più grandi in assoluto come dimensioni, quindi le 24x43, che trovate anche sull'autochassis. Cos'altro dirvi di questo modello? Niente di particolare, se non ricordo male ai tempi costava intorno agli 80.000 lire la scatola, parliamo dell'81, poi si andava all'autochassis che costava più di 100.000 lire ai tempi, quindi erano veramente i due modelli top di quel catalogo. Per quanto riguarda il libretto di istruzioni, eccolo qua, 8859 appunto. Come vedete, come per l'Unimog che ho fatto la volta scorsa, il libretto ha delle dimensioni veramente esigue come numero di pagine. Anche in questo caso troviamo, oltre alla possibilità di costruire il Model A, che nello specifico è il trattore, la possibilità di equipaggiarlo oltre che con questo aratro anche con altri due differenti accessori. Come per l'altro modello, anche questo catalogo di istruzioni ha queste fasi strapiene di oggetti da montare, giusto per capirci, cioè in pochissime fasi voi alla fine avete costruito l'intero modello. Insomma, non per niente questi erano ritenuti i modelli per gli esperti, perché tra l'altro l'8859 assieme all'autochassis erano ai tempi
i modelli di punta del catalogo Lego Technic in quel momento. Tenete conto che questo modello è stato rilasciato nel 1981, quindi ha un bel po' di anni. Come per l'Unimog, vi dicevo comunque, la possibilità di applicare la motorizzazione nelle due versioni, quindi moto ridotta o con il semplice motore da 4,5 volt con il solito discorso di trasmissione del movimento, perché in realtà la motorizzazione non faceva altro che permettervi di telecomandare il vostro modello avanti e indietro, basta, perché non c'era certo il servomeccanismo per lo sterzo. E anche per questo modello, con l'abbinamento della scatola di espansione, che è lo stesso che abbiamo visto per l'altro, per l'Unimog, la possibilità di aggiungere ulteriori accessori, devo dire, per questo modello particolarmente ben riusciti. Come per l'Unimog, anche su questo modello, nella parte finale, qui vedete le ultime fasi, la possibilità di realizzare un Model C, molto più semplice come lo vedete, ma l'obiettivo era sempre quello di suggerire dei modelli base, eventualmente poi da carrozzare e da far diventare un qualche cosa di vostra ideazione, insomma. Quindi non male, devo dire, rimango sempre affascinato da questi cataloghi istruzioni, da questi Depliant istruzioni degli anni 80, che davano sicuramente molto più spunti rispetto a quelli attuali. L'altra cosa pazzesca è, secondo me, il fatto che potevate avere Model A, Model B, Model C e anche altri suggerimenti. Oggi abbiamo dei modelli come l'Eber, che è gigantesco, e non esiste neanche il Model B, quindi credo che come filosofia Lego, che è quella di inventare il proprio gioco, in quest'epoca il focus su questo obiettivo era veramente centrato. Bene, anche per questo video penso di avervi detto più o meno tutto, quindi vi rimando ai prossimi sul canale. Penso di riuscire a reperire qualche modello sempre dell'epoca e fare degli altri video molto interessanti. L'altra cosa che sto cercando di sistemare è che mi piacerebbe fare dei video che propongano la costruzione di modelli che erano contenuti all'interno degli Ideas Book, questi libri, libretti più che libri, che si potevano acquistare in qualunque negozio di giocattoli, dove trovavate una marea di idee per costruire modelli che spesso e volentieri erano dati dalla somma di più modelli in commercio in quel periodo. Questa secondo me era una cosa bellissima che poi Lego non si sa per quale motivo ha smesso di fare. Se ci ascoltasse qualcuno e volessero riprendere questa idea, secondo me avrebbe moltissimo successo. Potrebbero anche farla semplicemente digital, visto che oggi come oggi si fa una politica un po' più green, però credetemi, erano veramente belli. Magari poi faremo un video ad hoc, adesso sto cercando di reperire i modelli dell'epoca per poter assemblare il modello risultante, ma si potevano fare delle cose che per i tempi erano veramente interessanti. Quindi con questa promessa vi lascio, spero abbiate trascorso un buon Natale. Siamo in un periodo abbastanza tranquillo di vacanza, perché tra poco sarà il primo dell'anno. Un saluto a tutti e vi aspetto col prossimo video. Se avete qualche domanda o qualche idea, scrivetemela pure qui sotto, sono tutte bene accette. Ciao!